Un successo che lascia dentro notevoli segnali in prospettiva. In casa del Teramo c'è soddisfazione per l'esploit Venafro nell'andata del primo turno della fase nazionale di Coppa Italia. L'esterno ex Campobasso Nicola Vanzan descrive così il successo dei biancorossi sull'Alto Casertano. Siamo stati bravi a indirizzare subito la partita, non era semplice comunque perché abbiamo affrontato una squadra forte, ostica. Io personalmente già la conoscevo, qualche elemento già lo conoscevo, sapevo che sarebbe stata una partita tutt'altro che semplice, infatti l'hanno dimostrato, comunque nonostante il punteggio i nostri avversari sono sempre rimasti in partita fino all'ultimo, hanno preso anche un palo verso la fine. Quindi sicuramente non c'è niente di chiuso, ovviamente siamo stati bravi a indirizzare la qualificazione verso i nostri binari perché comunque abbiamo portato a casa un bel trionfo fuori casa, però insomma è ancora tutto da vedere, loro sono un'ottima squadra. Il campionato però è lì già a chiedere ulteriori riscontri, con domenica la trasferta sul campo del Celano. Non sottovalutiamo nessuno, noi prepariamo tutte le partite al meglio e rispettiamo sempre tutti quanti. Il Celano, da quello che sappiamo, comunque arriva da un buon momento e troveremo sicuramente un campo non semplice, però come ho detto noi prepariamo sempre le partite al meglio e andremo lì per imporre il nostro gioco e per vincere come sempre. Anche perché, tra l'altro, c'è da amministrare al meglio il tesoretto di 8 punti di vantaggio sull'inseguitrice Giulianova. E siamo stati bravi a reagire subito alla botta morale, della sconfitta del derby. Siamo stati bravi perché non era semplice, avremmo potuto anche subire un po' il contraccolpo dopo quella sconfitta, invece siamo stati bravi e abbiamo anche approfittato di un passo falso della nostra diretta concorrente per tornare a distanza di sicurezza.